mattinata del 19 marzo, a 9 mesi dall'ultimo evento analogo, l'associazione Only Team ha organizzato l'evento X Enduro. Pur non rappresentando una gara vera e propria, X Enduro ha stimolato l'interesse di decine di appassionati, amatori e professionisti, che si sono cimentati in scalate e discese spericolate presso le vie del centro storico, sotto gli occhi di spettatori curiosi altrettanto interessati. Allora, abbiamo avuto un riscontro dalla Puglia, Campania, Basilicata, qualcuno dalla Calabria e cioè il Sud Italia in generale. Come si svolge la giornata? Allora, avete iniziato stamattina verso le 9, mi sembra. Sì. Allora, le iscrizioni sono aperte alle 8, i ragazzi hanno cominciato ad iscriversi e alle 9 sì, sono partiti dalla piazza Plebiscito, hanno fatto il percorso, l'Urban Track che abbiamo allestito in questi giorni nelle viuzze del paese. Dopo sono scesi giù verso la Pineta, giù nella parte bassa di Bella dove c'è il campo sportivo e poi dovranno fare 65 km nel tutto sottobosco della zona di Bella. L'esibizione è poi proseguita fino al primo pomeriggio, dopo un pranzo veloce presso 3 locali di Bella. Il segretario Nicola Criscuoli fa il punto anche sul bilancio dell'evento. Sicuramente l'anno scorso non abbiamo avuto un buon riscontro, non per l'organizzazione ma per la data che era un po' sfavorevole per i piloti e quest'anno siamo arrivati a 220 iscritti, invece l'anno scorso abbiamo fatto qualcosina in meno, però anche quest'anno si divertiranno molto sicuramente. Quindi possiamo parlare veramente di un grande successo. Sì, quest'anno un grande successo proprio alla grande.